Andiamo avanti. Adesso è il turno del vicepresidente Mancini con un'interrogazione rivolta all'assessore Barberini sul tema ripristino del pronto soccorso di Città della Pieve in ottemperanza alla sentenza del TAR dell'Umbria numero 98/2018. Intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, vicepresidente. Grazie Presidente, buongiorno, anch'io mi unisco ai complimenti ai neoeletti, in particolar modo al consigliere Nevi che ho avuto il piacere di conoscere in questi 2 anni e mezzo di consigliatura, quindi a lui auguro il buon lavoro, naturalmente a tutti gli altri parlamentari della Regione Umbria perché ce n'è ovviamente bisogno. Arriviamo ai problemi che sono ancora sul tavolo anche dopo questa importante tornata elettorale. Io interrogo l'assessore Barberini circa la sentenza del TAR, la numero 98 del 2018, che in sostanza, assessore, come lei saprà, invita alla riapertura del pronto soccorso a Città della Pieve. Naturalmente, per quanto riguarda la mia interrogazione, parte motivata dalla partecipazione insieme al consigliere Solinas, ma io per la mia parte racconto quello che ho potuto vedere, il disappunto e la preoccupazione notevole di un comprensorio che dal punto di vista sanitario risulta gravemente in crisi e la chiusura dell'ospedale di Città della Pieve, che possedeva un reparto di medicina, un reparto di neurologia con una qualificata e famosa stroke unit, i cui successi erano noti anche a livello nazionale, ha di fatto stabilizzato quel comprensorio. La sentenza del TAR, come lei saprà, assessore, colleghi tutti, fa seguito al ricorso portato avanti dal comune di Monte Gabbione, che ancorché non di competenza di quella ASDA, ha ritenuto legittimamente di difendere la tutela della salute dei suoi cittadini e dei suoi concittadini in particolar modo. Naturalmente si è poi determinato, a seguito di questa chiusura avvenuta il 1 marzo 2017, in ottemperanza a una delibera del 22 febbraio 2017, quindi in una sola settimana si è determinato la chiusura dell'ospedale di Città della Pieve e di tutte le sue peculiarità, ha visto la partecipazione dei cittadini formarsi nel cosiddetto Comitato Articolo 32. Naturalmente noi abbiamo partecipato anche il 25 febbraio a una calorosa udienza pubblica dove erano presenti le istituzioni e io ero presente, dove i cittadini hanno raccontato i rischi per la salute e soprattutto per la sicurezza della loro vita. Cioè il pronto soccorso di Città della Pieve è importante che sia in funzione, che lo sia come tutti i pronto soccorso di altri presidi ospedalieri. Non è questa la sede per raccontare le promesse delle precedenti amministrazioni in cui si parlava di un presidio nuovo che inglobasse l'ospedale della Città della Pieve di Castiglio del Lago, quindi sia completasse una vera e nuova geografia sanitaria in quel territorio. Mi limito quindi, assessore, a capire se oggi lei, la Giunta Marini, in sostanza, avendo avuto notizia che di fatto l'azienda sanitaria numero 1 ha fatto ricorso al Consiglio di Stato, intende agire al di là della sentenza che avverrà del Consiglio di Stato, cioè intanto se intende dar seguito a questa del TAR dell'Umbria. Grazie. Allora, mi scuso per non averlo detto prima della sua illustrazione, Presidente, Vicepresidente Mancini, ma siccome c'era un'altra interrogazione arrivata un po' in extremis che abbiamo voluto inserire, visto che più o meno tratta lo stesso tema, vorrei dare la parola anche al consigliere Liberati che sull'argomento voleva aggiungere qualcosa per poi permettere all'assessore di Barberini di rispondere in maniera congiunta alle due interrogazioni che si assomigliano molto. Quindi consigliere Liberati, prego. Grazie. Beh, come ricorderete anche alla seduta precedente del 27 febbraio abbiamo chiesto di parlarne. Dunque, la vicenda è quella nota già illustrata relativa alle esigenze di salute dei centri territoriali cosiddetti a torto minori, e qui parliamo dell'Alto Orvietano, della Bassa Valdichiana, di un'area che
è un po' in ombra, come è noto purtroppo, rispetto a quelle che sono le distanze necessarie, umane, vorrei dire, per avere un presidio territoriale sanitario adeguato. Allora, il più vicino è a 25 chilometri, 25 tortuosi chilometri. Sappiamo che è intervenuta questa sentenza del TAR, sappiamo che in questa sentenza ci sono scritte cose molto importanti che ribadiscono il diritto alla salute, ribadiscono il diritto alla celerità dell'intervento e ricordano come questi diritti siano sostanzialmente incomprimibili, insuscettibili di essere ridotti per qualsiasi esigenza, evocata esigenza di carattere finanziario. Quindi, a fronte di una sentenza di questo genere, che avrebbe la sua immediata esecutività, abbiamo anche registrato invece che la Regione continua a fare orecchie da mercante e a purtroppo sostenere la deprivazione dei servizi, di questi servizi che in realtà sono essenziali, sono cruciali anche per l'economia di quelle zone, contro lo spopolamento. Sappiamo che occorrerebbero per riaprire pronto soccorso e brani significativi di ospedale tra i 15 e i 20 milioni di euro, abbiamo fatto i nostri approfondimenti, però se questo è, questo si deve fare, perché nessuno può davvero rimanere ignorato dalla pubblica amministrazione regionale, locale, nazionale, ed è paradossale, devo dire, il fatto che sia stato il sindaco di Montegabbione, con la sua felice intuizione, semplicemente facendo da portavoce dei cittadini, l'ingegner Fabio Roncella. Noi lo ringraziamo fortemente, unitamente al Comitato per il diritto alla salute locale. Allora, a fronte di tutto questo, noi abbiamo formulato una semplice domanda: quando intendete riaprire il presidio, il pronto soccorso in loco? Perché sarebbe una risposta che è in segno di discontinuità forte, necessario tra l'altro, rispetto a tutto quello che abbiamo visto in Italia e anche in Umbria negli ultimi decenni da parte dello Stato, che fa troppi passi indietro rispetto alle esigenze dei cittadini, esigenze cruciali che appunto, come appunto il diritto alla salute, e fanno passi avanti soltanto centri privati, privatissimi, che continuano a fiorire ovunque, centri sanitari, ma che non costituiscono la risposta necessariamente pubblica che deve esserci su questo fronte. Grazie. Bene, prego Assessore Barberini. Sì, rispondo ovviamente congiuntamente a tutte e due le interrogazioni che hanno il medesimo tema. Ricordo agli interroganti che l'intervento, la delibera di giunta regionale che portava ad una ridefinizione, ad una riarticolazione di alcuni presidi ospedalieri, tra i quali quello di Città della Pieve, è stata assunta dalla giunta regionale per dare attuazione al decreto ministeriale 70/2015 che definisce il riordino delle reti ospedaliere in ogni regione. Questo intervento è stato attuato nella nostra regione, la regione Umbria è stata la prima regione che ha avuto la certificazione della puntuale osservazione di rispetto dei criteri previsti e stabiliti dal DM 70. Un DM che attraverso la sua puntuale applicazione garantisce qualità delle prestazioni in tutti i presidi ospedalieri. Qualità delle prestazioni che può essere assicurata solo se i presidi operano all'interno di un determinato bacino di territorio e soprattutto di abitanti, che assicurano agli operatori, ad ogni singolo presidio, la necessaria casistica, che è elemento imprescindibile per assicurare qualità delle prestazioni. Malgrado questo, l'intervento che è stato attuato a Città della Pieve è un intervento che inizialmente era stato definito come un presidio di prima assistenza. Presidio di prima assistenza che poi solo alla fine dell'anno, precisamente nel 15 novembre del 2017, è stato trasformato in un punto di primo soccorso, un punto di primo soccorso articolato e che vede una collaborazione attraverso
attraverso la inserito all'interno del Dipartimento di Emergenza e Accettazione della ASL 1, attraverso una collaborazione tra il presidio di Città della Pieve e quello di Castiglion del Lago, di fatto una sorta di collaborazione, unica articolazione del pronto soccorso nel tutta l'area del Trasimenio. Ma di fatto come si articola e che cosa è stato e che cosa si realizzerà a Città della Pieve? Intanto che presso la Casa della Salute di Città della Pieve sono presenti, attualmente saranno presenti per H24 e per 365 giorni all'anno, cioè sempre, due medici, due infermieri, autisti in servizio e in reperibilità. All'interno del presidio di primo soccorso sono presenti spazi e posti letto per la osservazione temporanea. All'interno del presidio sono presenti anche in servizio la possibilità di effettuare con un sistema chiamato denominato PECT esami di laboratorio con strumentazione e la possibilità di attivare anche consulenze specialistiche. Rammento agli interroganti che a Città della Pieve sono presenti, c'è a dimostrazione che le affermazioni contenute di un progressivo abbandono dell'area e del depotenziamento dei servizi sanitari in quell'area, a Città della Pieve sono presenti una residenza protetta di oltre 50 posti letto, è già stata alla luce della riconversione attivata una RSA con 20 posti letto, all'interno del presidio dell'ex presidio ospedaliero è presente una FT, aggregazione funzionale territoriale, dove sarà realizzata e dove saranno presenti sempre medici di medicina generale in un arco temporale molto ampio. Sono presenti dal lunedì al sabato specialisti, medici specialisti per le prestazioni ambulatoriali che garantiscono però una copertura nell'arco di tutti i 6 giorni su 7 di medici per le diverse attività specialistiche. Sarà attivato, una volta completata la ristrutturazione, il centro DAI che ha valenza regionale e interregionale. E sarà attivata anche una prestazione, una postazione di diagnostica con un punto di risonanza. Quindi questo per far capire che su Città della Pieve c'è un presidio che assicura livelli elevati di assistenza sia nella fase emergenziale sia nella fase di invece programmata attività territoriale. Ulteriore sforzo che stiamo adoperando e sarà realizzato entro la fine dell'anno è dotare quel territorio insieme al territorio della Valnerina con Norcia e insieme ai 7 ospedali dell'emergenza urgenza anche delle postazioni per l'atterraggio anche nel volo notturno e in condizioni meteorologiche disagiate. Quindi atterraggio dell'elisoccorso. Una delle scelte è metterlo anche a Città della Pieve per garantire celerità e trasferimento in presidi ospedalieri di qualità e di livello per alcune situazioni emergenziali. Ultima considerazione che faccio è sulla sentenza del TAR. Il TAR di fatto ha fatto due, dopo alla fine è materia da giuristi, però qualche elemento dobbiamo anche approfondirlo. Il TAR sostanzialmente fa due affermazioni. La prima è che la Regione, nell'ambito delle sue scelte, della sua autonomia e valutando positivamente anche sugli effetti e sulle scelte che sono state appunto adoperate, ha di fatto riconosciuto che la Regione ha fatto bene a chiudere il reparto di medicina di neurologia perché non era rispettoso quelle caratteristiche e quei requisiti previsti e scritti e contenuti nel DM70, un DM70 che ovviamente c'è la firma politica ma che è stato fatto e realizzato e costruito sulla base di esigenze e sulla base delle esperienze del personale medico di questo paese.
Non solo, ha anche detto per inverso però che deve essere garantito un soccorso, una realtà, un servizio emergenziale in quell'area. Ecco, quello che non ha tenuto conto il TAR è che di fatto il soccorso, l'emergenza è garantita con la articolazione che ho illustrato prima e che non sto ovviamente qui a ripetere. Altro elemento che invece rende anche impossibile l'attuazione puntuale di quella sentenza è che non può esistere, non esiste in letteratura, non esiste in normativa, e andremo a fare una cosa che non può essere fatta: un pronto soccorso strutturato in senso giuridico e in senso clinico, e non può esistere un pronto soccorso se non c'è dietro un ospedale vero e proprio. Ecco perché la scelta da parte della ASL prima e della Regione dopo di ricorrere, presentare appello avverso quella sentenza, semplicemente per far capire e per avere, rendere anche noi tutti quanti, mettere in evidenza questa contraddittorietà che è palese all'interno della sentenza. Fate bene a chiudere medicina, fate bene a chiudere neurologia, dovete mantenere un pronto soccorso strutturato in senso ampio, pur sapendo che non c'è un ospedale. Detto fra noi, il pronto soccorso senza ospedale non serve assolutamente a niente, se non a stabilizzare e a trasferire in un presidio ospedaliero di un certo tipo. Noi crediamo che con gli interventi che ho illustrato, due interrogazioni, doppia risposta, con gli interventi che ho illustrato, riteniamo che la risposta che viene assicurata a quel territorio è una risposta di assoluta qualità ai bisogni di salute di quella realtà, sapendo anche che ci sono importanti investimenti e interventi anche nel presidio ospedaliero di Castiglion del Lago, che vanno nel senso di un potenziamento anche lì di attività e di servizi per appunto assicurare qualità e servizi qualitativi ai cittadini di quel territorio. Bene, non so con la replica come vi organizzate, prima Mancini e poi benissimo, ok. Il Tribunale, grazie Presidente e grazie Assessore della sua accurata e accalorata delucidazione, però il Tribunale non è che fa il medico, il Tribunale si limita a analizzare anche le procedure, quindi come lei ha ricordato c'è questo decreto ministeriale 70 che non dice che la Regione Umbria non doveva seguire. Dice invece la decisione di sopprimere il plesso sanitario pievese appare contraddittoria in quanto non considera che detto presidio era sede di una stroke units per cura di ictus di eccellenza a livello nazionale, e qui l'abbiamo detto. Dice altresì eccesso di potere sotto il profilo della mancata valutazione della possibilità di mantenimento degli ospedali per i comuni montani o aree disagiate previste dallo stesso decreto 70, nonché il patto per la salute qui richiamato 2014-2016. Di fatto, Assessore, il TAR dice, intanto il comune di Montegabbione non aveva titolo, ma ovviamente ha fatto bene a intervenire. Perché ha fatto bene? Perché comunque i cittadini sono contribuenti ed è un comune che ha 10 chilometri. Il comitato non è legittimato a ricorso, però effettivamente se un comitato si costituisce è perché c'è un problema, e il problema si può analizzare nel momento in cui la causa che l'ha determinato, cioè la chiusura dell'ospedale, si manifesta. Quindi il Tribunale dice giustamente non si può dare legittimità giuridica a un comitato, ma dice anche sostanzialmente nelle righe che il comitato si manifesta perché c'è un problema. E qual è il problema? Che un malato, un incidentato, una persona che improvvisamente ha bisogno di un pronto soccorso per qualsiasi motivo, arrivare all'ospedale Castiglion del Lago è troppo lunga, per non parlare poi del Silvestrini. In sostanza non si è analizzato bene le dinamiche e l'orografia di quel territorio. Questo è un errore
che non si può imputare né al Tribunale né ai cittadini, ma un errore di programmazione. Perché va bene riempire ed essere veloci, come lei ha ricordato. Consigliere, vicepresidente, però con i tempi stiamo andando tanto lunghi, anche per le repliche, se lo siamo stati in tutto. È evidente che quindi, ancora una volta, il fatto che la Giunta, cioè lei, Assessore, deleghi il ricorso al Consiglio di Stato, all'ASL, è inopportuno, cioè politicamente, secondo me, dovrebbe essere lei, Assessore, la sua Giunta, eccepire quanto ce l'ha da eccepire, perché è la politica che decide. Quindi non c'è problema, non l'ho letto perché non ho avuto modo di prendere il ricorso al Consiglio di Stato, però l'hanno preso i cittadini perché non sono contenti, l'abbiamo visto, era bene, presente anche questo ce l'abbiamo, ce l'ha non già sono raccontato. Soddisfatto della sua risposta. No, però non può essere non veramente. Non sono soddisfatto. Due no, sono tre minuti quando doveva essere uno per la replica. Lei che è vicepresidente lo dovrebbe sapere come me. Prego, consigliere Liberati. Allora, grazie, Assessore. Bene l'attenzione alla popolazione. No, vicepresidente, non dà fastidio. È che ripete sempre le stesse cose. Bene, dicevo. Allora, grazie, Assessore. Bene l'attenzione, dicevo, alla popolazione più anziana, ma il pronto soccorso è altra cosa. Voi non state sostanzialmente rispettando la sentenza. Il TAR ha ordinato l'immediata riapertura del pronto soccorso della città della Pieve. Nel frattempo i pazienti aspettano, qualcuno purtroppo ci lascia le penne. Io credo che la politica dovrebbe semplicemente assumersi la responsabilità di realizzare iniziative di buon senso. Vi ricordo che nella sentenza è stato scritto che la conformazione orografica e le condizioni di viabilità interna incidono negativamente e strutturalmente sugli standard di emergenza e urgenza, soprattutto d'inverno. Quindi il diritto alla salute in quella zona è compromesso, fate la vostra parte così che si risolva questo problema al di là della sentenza del TAR e dell'aver ardito il Consiglio di Stato, cosa che considero totalmente irragionevole e immotivata. Occorre un nuovo patto con i cittadini e anche con i primi cittadini. Sarebbe bene che voi in qualche modo vi facciate parte protagonista di questa nuova storia. Grazie. Bene, ora l'interrogazione di Solinas, consigliere Solinas, Luca Barberini. Grazie, l'interrogazione riguarda una questione in merito al superamento del precariato per i medici di emergenza sanitaria territoriale e rivolta all'assessore Barberini. Il decreto legislativo del 25 maggio 2017, numero 75, il cosiddetto decreto Madia, detta disposizioni per il superamento del precariato del personale medico, tecnico professionale e infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale. La deliberazione della Giunta regionale del 26 febbraio 2018 prende atto delle indicazioni del documento formulato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in ordine all'applicazione da parte delle Regioni, delle agenzie ed enti strumentali e delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale delle disposizioni di cui l'articolo 20 del sopraindicato decreto legislativo. Lei, Assessore, il 27 febbraio ultimo scorso ha incontrato le organizzazioni sindacali e ha annunciato la stabilizzazione nel corso del 2018 di circa 400 lavoratori precari della sanità umbra, personale medico, tecnico professionale e infermieristico. Vorrei sottoporre all'attenzione sua e dei colleghi consiglieri che in Umbria i medici di emergenza sanitaria territoriale sono inquadrati con tre diverse tipologie di contratti, ovvero a tempo indeterminato, convenzionati a tempo indeterminato e convenzionati a tempo determinato. Sono circa 10 i medici convenzionati a tempo determinato in Umbria, attualmente operanti presso i servizi di emergenza e urgenza del 118. Alcuni di questi lavorano con tale forma contrattuale di fatto precaria dal novembre 2003, da 15 anni quasi. Altre regioni, tra cui l'Emilia-Romagna e la Toscana, hanno già intrapreso specifici percorsi per il superamento del precariato dei medici convenzionati di emergenza sanitaria territoriale.
sottoposti a regime di contratto a tempo determinato. Nel corso della seduta del 26 febbraio 2018 la Giunta regionale ha adottato la deliberazione numero 183 con la quale ha attivato un corso per la formazione di ulteriori 40 medici per l'esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale. Tale corso di formazione, valutato il contesto umbro, rischia di produrre un ulteriore lavoro precario, vista la mancata stabilizzazione degli altri attualmente in servizio. Quindi interrogo la Giunta per conoscere se si prevede il superamento del precariato anche per i medici di emergenza sanitaria territoriale e con quali modalità, e se l'attivazione del corso di formazione per 40 medici per l'acquisizione dell'attestato di idoneità all'esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale non rischia di produrre ulteriore precariato, visto che non è stata sanata la situazione dei 10 medici, alcuni dei quali, come si diceva, sono operativi dal 2003. Grazie. Grazie consigliere Solinas. Prego, assessore Barberini. Sì, il tema è un tema che ha visto c'è stato un intervento legislativo che nasce appunto dalla legge Madia, dal decreto legislativo 75/2017, dove nell'articolo 20 viene puntualmente si prova a dare una risposta che favorisca il superamento del lavoro precario all'interno della pubblica amministrazione, tenendo conto delle specificità, delle tipicità del lavoro nei servizi sanitari regionali. La norma è stata da ultimo modificata anche dalla legge di stabilità e sulla base di questo excursus giuridico, questo percorso giuridico stratificatosi nel tempo, la conferenza Stato-Regioni ha approvato delle linee guida in data 15 febbraio del 2018. Linee guida che sono state puntualmente recepite anche dalla nostra regione con un'apposita delibera di giunta regionale, che appunto ha avviato il rispetto di questa normativa, di queste linee guida che interpretano di fatto le normative e che danno e che garantiscono uniformità dei percorsi all'interno di tutte le nostre le regioni. Di fatto si può avviare il percorso di stabilizzazione di personale medico, di personale che opera nella sanità, e in particolar modo riguarda i medici assunti con contratto a tempo determinato, che hanno determinate caratteristiche e durata, ma non è questo il tema, o altra tipologia contrattuale assimilabile alla dipendenza. I medici convenzionati a tempo determinato, non essendo assimilabili al rapporto di lavoro di lavoro dipendente, non rientrano, e lo dice puntualmente anche la conferenza Stato-Regioni purtroppo, nella fattispecie prevista dall'articolo 20 del decreto legislativo 75/2017. Quindi di fatto quel tipo di intervento non è allo stato praticabile per chi ha solo un rapporto di tipo convenzionale. Né in sede di conferenza Stato-Regioni e in sede di confronto Commissione Salute è stata rappresentata questa situazione, questa incoerenza normativa. È stato richiesto al Ministero della Salute una modifica legislativa che in qualche modo garantisse anche a queste figure questo percorso, proprio perché ad oggi, con quel dettato normativo e con quella interpretazione che è stata fatta da tutte le regioni, questa situazione non è a quelle figure non è applicabile questa stabilizzazione. Per quanto riguarda il secondo aspetto, e cioè se il corso di formazione per 40 medici teso all'acquisizione dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria non rischia di fatto di produrre ulteriore precariato, noi l'abbiamo ricordando a tutti noi che purtroppo chi ha titolo
per poter essere impegnato in quel settore sono o medici specialisti nell'area della medicina d'urgenza o medici che possono andare però solo all'interno del 118, che sono medici che sono in possesso di quel titolo formativo. Titolo formativo che nella nostra regione non si faceva più dal lontano 2001, ma oggi siamo arrivati purtroppo alla necessità di trovare una soluzione, perché non si trovano più personale da impiegare, da impegnare nell'area della emergenza urgenza, perché chi esce dalle specializzazioni è un numero insufficiente per il bisogno dei diversi servizi sanitari regionali. Quindi di fatto chi ha la specializzazione in medicina d'urgenza viene in qualche modo trova immediatamente sbocchi lavorativi all'interno dei pronti soccorsi dei nostri presidi ospedalieri, e questa soluzione del titolo di idoneità è tesa esclusivamente ad assicurare il mantenimento e la qualità di un servizio, perché altrimenti rischieremmo di non avere medici formati e medici che possono in qualche modo essere utilmente impegnati quotidianamente per 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana, nel servizio del 118. Quindi è una soluzione che abbiamo trovato e adottato, ripristinato, proprio perché attualmente il percorso di formazione dei medici attraverso le scuole di specializzazione non è in grado di assicurare un numero adeguato di professionisti in tutti i servizi sanitari regionali, incluso quello della nostra regione. Bene. Prego per la replica. Sì, grazie. Ringrazio l'assessore per la replica. È ovvio che la decisione di attivare questo corso è fondamentale per coprire un'area di fondamentale importanza nell'assistenza, che è quella dell'emergenza urgenza. Rimane però questa situazione paradossale di fatto, perché questi 10 medici convenzionati a tempo determinato sono quelli più esperti in Umbria, in quanto lavorano addirittura dal 2003, e rischiano di trovarsi fuori di fatto dalla stabilizzazione. Quindi auspico, come diceva l'assessore, che si trovi una soluzione a livello governativo per inserire anche questa tipologia di contratti convenzionati nella stabilizzazione, e pregherei l'assessore di rivalutare il percorso attuato dall'Emilia Romagna e dalla Toscana, che è stato proficuo e utile in quanto ha consentito di stabilizzare queste personalità operative, di fatto questi medici con questo contratto particolare. Quindi insomma, io credo che sia opportuno trovare una soluzione, perché sarebbe veramente un'ingiustizia che questi medici particolarmente esperti, anche perché hanno lavorato in trincea in questi servizi, rimangano fuori dal superamento della precarizzazione. Grazie. Bene, allora abbiamo concluso il question time. Buona giornata a tutti.